Latina, gara secca di eliminazione diretta nel Pescara. C'è Plizzari, assente Ciocci, assente anche Tommasini. La novità sostanziale, De Marco come play nel triangolo di centrocampo completato da Manu e da Gasso, davanti Masala e Cangiano a supporto di Cuppone. Latina schierato secondo i canoni del 4-2-3-1, super offensivo con Paganini e Perseu, tandem di mediani, davanti addirittura a quattro punte l'ex del Sole, Jallov esterni con Fella e Fabrizi al centro dell'attacco. Subito del Sole dopo un errore di Moruzzi che però rimedia. Bravo Moruzzi nella circostanza, ha rimediato un suo iniziale errore. Del Sole aveva eluso l'intervento di Plizzari e poi c'è stato l'intervento, ripeto, di Moruzzi. Attenzione alla Pescara che risponde con Cangiano, il suo destro deviato da un giocatore della Latina. E poi c'è ancora Del Sole minaccioso dalle parti di Plizzari che non si fa sorprendere. Qui invece si fa sorprendere ancora una volta Moruzzi, non è stato attento. Il gol del Pescara, 34esimo. Mantiene vivo un pallone che sembrava perso Floriani, il migliore dei biancazzurri, e poi l'opportunismo di Cuppone dopo una serie di deviazioni con il pallone che è stato rimesso in gioco praticamente da Perseu. Guardate, Floriani molto bravo nella circostanza, combatte Perseu la deviazione e poi altra deviazione di un giocatore della Latina che mette in movimento Cuppone da perfetto opportunista. Il quinto gol in questa stagione, bravissimo da Gasso al 39esimo, attacca lo spazio, scarico e attacco della profondità, è quello che vuole il tecnico biancazzurro dalle mezze ali. E c'è l'intervento di Bertini ad evitare il peggio, sempre 1-0 con il Pescara che attacca con Cangiano, il tiro però centrale in questa circostanza. Siamo al 57esimo, dunque nel secondo tempo, con la formazione ospite che prova ad insidiare la porta di Plizzari, il tentativo di Fella con la sfera che però sorvola attraverso della porta pescarese. Poi c'è questo cross, il colpo di testa di Del Sole da posizione più che privilegiata, ma c'era la posizione di offside dell'ex biancazzurro, il classe 98 in prestito a Latina dalla Juventus. Poi errore in uscita del Pescara, cerca di approfittarne Fella, il tiro è centrale e viene frustrato dall'estremo difensore biancazzurro Plizzari. Attenzione a De Marco, splendida il pallone in profondità per Masala che vuole rientrare sul sinistro invece di calciare col destro e dunque non sfrutta questa limpida opportunità il sinistro fuori bersaglio. E poi al 93esimo il tentativo, il destro di Ercolano entrato in corso d'opera e la super parata, la prodezza di Plizzari perché c'era stata anche una deviazione, salva porta il risultato e sul capovolgimento palla recuperata Cangiano, il suo destro, il suo tiro, complice il portiere Bertini, un infortunio evidente del stesso difensore del Latina, il classe 2004 Bertini in prestito dall'Atalanta. 2-0 al 95esimo, si chiude qui la partita, il Pescara accede ai quarti di finale della Coppa Italia, non batteva il Latina all'Adriatico da quasi 50 anni.